fatto come un segno. Ogni uomo porta in sé il sigillo del tuo regno. Te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà. Te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E saluto di pace che il Signore risorto offre ai Suoi, è il saluto di pace che la Chiesa sempre rivolge al popolo cristiano, ed è un saluto che questa mattina vogliamo accogliere da Maria, qui nella Cappella delle Apparizioni, per ciascuno di noi, per ciascuna delle nostre famiglie e per ciascuno dei nostri gruppi che provengono da parti diverse d'Italia. Vogliamo offrire al Signore la nostra preghiera con un cuore puro e aperto alla sua grazia. Per questo chiediamo perdono per tutte le nostre colpe. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore e Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore e Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi dal abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai dato la madre del Tuo Figlio quale nostra madre, concedici, te lo chiediamo, che seguendo i suoi insegnamenti e ripieni dello spirito di vera penitenza e preghiera, contribuiamo generosamente affinché il mondo si rinnovi e si espanda il regno di Cristo che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. In quei giorni Giacobbe partì da Beersheba, si diresse verso Caran. Capitò così in un luogo dove passò la notte, perché il sole era tramontato. Prese là una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno, una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo, ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco,
Il Signore gli stava davanti e disse: Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. La tua discendenza sarà innumerevole, come la polvere della terra. Perciò ti espanderai a occidente e oriente, a settentrione e a mezzogiorno, e si diranno benedette in te e nella tua discendenza tutte le famiglie della terra. Ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai. Poi ti farò ritornare in questa terra, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto. Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Ebbe timore e disse: Quanto è terribile questo luogo! Questo è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo. La mattina Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la eresse come una stela e versò olio sulla sua sommità e chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allora la città si chiamava Luz. Giacobbe fece questo voto: Se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. Questa pietra che io ho eretto come stela sarà una casa di Dio. Parola di Dio. Mio Dio, in te confido. Mio Dio, in te confido. Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore: mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Mio Dio, in te confido. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne. Sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Mio Dio, in te confido. Lo libererò perché a me si è legato. Lo porrò al sicuro perché ha conosciuto il mio nome. Mi invocherà e io gli darò risposta. Nell'angoscia io sarò con lui. Mio Dio, in te confido. Alleluia. Alleluia. Il Salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Alleluia. 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e disse: Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà. Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti fra sé: se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata. Gesù si voltò, la vide e disse: coraggio figlia, la tua fede ti ha salvata. E da quell'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: andate via, la fanciulla infatti non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E quella notizia si diffuse in tutta quella regione.
Parola del Signore. Le letture che sono state proclamate appartengono alla liturgia di questo lunedì della 14ª settimana del tempo per annum, ma credo che non siano lontane dal dirci anche il senso del nostro essere qui a Fatima, del nostro pellegrinare qui nei luoghi delle apparizioni di Maria, e del senso di queste apparizioni. Abbiamo ascoltato dal libro della Genesi l'esperienza che Giacobbe fa, un'esperienza che lo segnerà profondamente per tutta la sua esistenza, in qualche modo l'incontro con Dio. Avviene nel sogno, e questo sogno diventa per noi, direi, quasi una specie di paradigma, di punto di riferimento per un cammino nostro personale di fede, ma anche per un cammino comunitario. Il sogno di Giacobbe, una scala che poggiava sulla terra e la cui cima raggiungeva il cielo. Una scala sulla quale gli angeli di Dio salivano e scendevano, quasi l'indicazione di una strada, di un cammino che dalla esperienza del vivere sulla terra porti Giacobbe, in questo caso, a cogliere come la sua destinazione non era soltanto nell'orizzonte terreno, ma nella pienezza di un incontro con Dio, con questo Dio misterioso, ma Dio salvatore. E il Signore, davanti ad Abramo, a Giacobbe, fa la sua promessa: io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, il Dio di Isacco. La promessa è quella della terra, la terra sulla quale sei coricato la darò a te e alla tua discendenza, una promessa che già Dio aveva fatto ad Abramo, che aveva ripetuto a Isacco. E ancora, questa promessa di un dono d'amore che si allarga dall'esperienza di Giacobbe a tutte le famiglie della terra: si diranno benedette in te e nella tua discendenza tutte le famiglie della terra. È possibile che Dio realizzi qualcosa del genere anche nel nostro tempo? Direi proprio di sì, lo sta realizzando. Troppe volte noi ci fermiamo agli elementi negativi, che pure sono grandi, sono forti, sono terribili, ma in mezzo a tanto marasma c'è sempre l'azione salvifica di Dio, ed è un'azione di salvezza che non travalica, che non va oltre la disponibilità dell'uomo, ma che chiede che ciascuno faccia la propria parte. C'è bisogno che diventiamo in qualche modo collaboratori di questa salvezza destinata a tutti, ognuno nel suo piccolo, ognuno nella sua realtà di vita, ognuno secondo la vocazione ricevuta e secondo la missione che Dio gli ha affidato. E la sicurezza per un impegno di vita nell'azione di salvezza poggia anche per noi nel fatto che il Signore ci dice: io sono con te, ti proteggerò dovunque tu andrai, non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto. Ecco, venire qui a Fatima è in qualche modo toccare questo segno
della presenza di Dio, dell'accompagnamento del Signore attraverso i tempi, le generazioni, che si colloca anche nella nostra storia personale. Lo sappiamo, Gesù, prima di salire al cielo, ha detto: io rimango con voi tutti i giorni, fino alla consumazione del tempo. Ma abbiamo bisogno anche di segni. Questo lo sa bene il Signore. Abbiamo bisogno in qualche modo anche noi, direi, di toccare con mano questa fedeltà di Dio. E questa fedeltà ci è offerta anche attraverso quelle che sono state le manifestazioni di Maria, che sempre cerca di riportare i suoi figli verso il Signore Gesù nella storia. Fatima è uno di questi segni. Io sarò con te. Io ti accompagnerò. Non ti abbandonerò. Però ritorniamo alla scala del sogno di Giacobbe. C'è bisogno che, per renderci conto di questa presenza del Signore che agisce per la nostra salvezza, per saper riconoscere i segni autentici della sua presenza, per saper far discernimento, c'è bisogno di fare però anche questa esperienza del salire la scala che porta verso l'incontro col Signore. Per Giacobbe, lo ripeto, è un sogno. Per noi è una realtà. Noi abbiamo a disposizione la scala di Giacobbe. La scala di Giacobbe è stata definita in tanti modi diversi anche nella storia della spiritualità cristiana. È la scala dell'umiltà, prima di tutto, del sentirci e riconoscerci piccoli davanti al mistero di Dio. I pastorelli di Fatima hanno potuto davvero percepire in pienezza, piccoli quant'erano, la grandezza di Dio e la presenza d'amore del Signore nella loro vita, proprio per la loro semplicità, per la loro umiltà. Quante volte invece il nostro tempo pretende di spiegar tutto, quasi che si potesse in qualche modo imbrigliare il mistero di Dio e racchiuderlo nelle nostre piccole dimensioni. Siamo noi che dobbiamo entrare nel mistero di Dio. E una delle porte d'ingresso è sicuramente la preghiera. Non le preghiere, la preghiera. Una preghiera che si alimenta anche di preghiere, ma una preghiera che sia quel contemplare il Signore che è presente, che sia un metterci in ascolto di Lui per realizzare con Lui questo rapporto nuovo, questa intensità di relazione. E sempre, quando la preghiera è davvero autentica, diventa anche il modo di costruire relazioni vere con il nostro prossimo. La scala di Giacobbe, scala dell'umiltà, scala della preghiera. Aggiungiamo, scala dei sacramenti. È attraverso i sacramenti che noi incontriamo il Signore. I sacramenti della Chiesa sono la strada normale, la strada maestra per realizzare questa nostra tensione d'amore nei confronti del Signore. Poi ci vuole qualche segno che rimanga. Abbiamo sentito che Giacobbe prende quella pietra che gli era servita da guanciale in quella notte, la erige, diventa una stele, la consacra in qualche modo perché sia un segno della sua esperienza. Ecco allora anche il pellegrinaggio, il nostro venire, il nostro andare ai santuari o venire qui a Fatima, è un erigere qualcosa all'interno della nostra esistenza che ci faccia da segno, che ci ricorda quanto il Signore è presente nella nostra vita e quanto noi possiamo entrare
e rimanere nella relazione d'amore con Lui. È un incontrarsi reciprocamente, è un rimanere gli uni nel Signore e il Signore in noi. È un relazionarci che poi ci permette di poter chiedere al Signore di tutto. Ecco il testo del Vangelo che abbiamo ascoltato. Qui uno dei capi che si rivolge a Gesù: mia figlia è morta proprio ora, vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà. C'è una fede già nel Signore. E il capo si rivolge a Gesù proprio in forza della propria fede. È morta, noi diremmo non c'è più nulla da fare ormai, tempo perso. No, vieni. Anche nelle situazioni più complicate e difficili che affrontiamo, il nostro dire nella fede vieni al Signore, un nostro metterci da parte perché sia Lui a operare, ad agire, a darci tutta l'energia di cui abbiamo bisogno, è il modo davvero per permettere al Signore di operare nella sua volontà, non nella nostra, nella sua volontà, cosa che ripetiamo tutte le volte che diciamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Sia fatta la tua volontà. E poi l'altro miracolo, la perdita di sangue da parte di questa donna che si avvicina alle spalle, non parla. Il capo si rivolge a Gesù, gli si prostra davanti, vieni. La donna, zitta zitta, però sempre con spirito di fede, tocca il lembo del mantello. È come dire, proprio mi aggrappo a un filo, ma è il filo della fede, ancora una volta. E Gesù che le dice coraggio, la tua fede ti ha salvata. E poi, dopo, di fronte alla bambina morta, la fanciulla non è morta, ma dorme. Tutti lo deridevano. Ecco, credo che questa parola di Dio che abbiamo ascoltato ci permetta di dare davvero contenuto forte, pieno, profondo al nostro essere qui in questo luogo. Possiamo davvero ripetere anche noi come Giacobbe: questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo. E più che dire quanto è terribile questo luogo, possiamo dire davvero quanto è dolce questo luogo, quanto è misterioso questo luogo, ma quanto il Signore attraverso Maria è presente per offrire a noi questa possibilità di un incontro d'amore che accompagni ogni giorno della nostra vita, di quanto Lui ci ama e di quanto Lui sia già presente nella nostra vita per accompagnarci ogni giorno ovunque ci troveremo. Lui è fedele al suo amore. Accogliendo questo amore, anche noi potremo essere fedeli a Dio, ma contemporaneamente diventare anche fedeli ai nostri fratelli, alle nostre sorelle, fedeli a questa nostra Chiesa, alla nostra Chiesa, fedeli a un mondo complicato che non dobbiamo fuggire, ma nel quale siamo chiamati a portare il segno dell'amore e della presenza di Dio che salva. Questo luogo santo dove la Santissima Vergine apparve, preghiamo fratelli e sorelle, Dio nostro Padre, che ci ha dato per madre la genitrice del suo Figlio. Diciamo insieme, ascoltaci, Signore. Ascoltaci.
per tutti i credenti, affinché, seguendo gli insegnamenti di Maria, con spirito di vera penitenza e preghiera, collaborino generosamente per il rinnovamento del mondo e l'espansione del Regno di Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per quanti esercitano un ministero nella Chiesa, affinché, in comunione di fede con Maria, ascoltino, amino e annuncino la parola di Dio con fedeltà e zelo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i governanti, affinché promuovano nel mondo la giustizia e la pace e collaborino per una giusta distribuzione dei beni sulla terra. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti coloro che soffrono, affinché in comunione con Maria, consolatrice degli afflitti, incontrino nell'amicizia e nella contemplazione della croce la forza per camminare all'incontro della vita. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per questa assemblea e per le nostre famiglie, affinché per intercessione di Maria, coloro che cercano Cristo l'incontrino, i peccatori si convertano e i giovani si entusiasmino per il Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Dio di bontà infinita, che ascolti le suppliche del tuo popolo, per intercessione di Maria, madre del tuo Figlio e della Chiesa, ascolta la nostra preghiera e rafforza la nostra fede. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, la lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Celebrando la festa della Beata Vergine Maria, noi ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode. Umilmente ti preghiamo di perdonare nella tua misericordia i nostri peccati e di orientare a te i nostri cuori. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie. È bello esaltare il tuo nome, Padre Santo,
Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annunzio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale. Divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, o Signore. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Antonio e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, il Vescovo celebrante Giovanni Paolo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, cantiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Concedi, o Signore, il sacramento che abbiamo ricevuto, guidi noi che veneriamo la Vergine Maria, quale madre del tuo Figlio e della Chiesa, alla vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Gli oggetti religiosi che ciascuno ha con sé sono un'espressione della fede di ciascuno. Servono a richiamare l'amore di Dio e a crescere la fiducia nella Beata Vergine Maria e nei Santi. Mentre invochiamo con il loro aiuto la benedizione del Signore su questi segni, non dimentichiamo che è soprattutto da noi che il Signore attende una coerente testimonianza di vita. Preghiamo. Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi affinché per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei santi Francesco e Giacinta diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne faranno uso. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.